Sono questa coperta con quest'altro cuscino, io sono malata di cuscini, se l'avete due capito. rotture proprio di coglioni, diciamola tutta com'è, metti i cuscini, togli i cuscini la mattina. Buongiorno e benvenuti a questo nuovo video, home tour update, nuovo aggiornamento perché... Perché l'altro che avevo fatto era un po' vecchio, adesso ho cambiato un po' di cose in casa. Voi in tanti avete chiesto questo video, quindi tanti pollici in su se aspettavate un nuovo tour. C'è? Il mio cagnolino, guardate come scodinzola la mia. Oggi farò vedere tutto, anche il piano di sopra, Mi raccomando, quindi spollisciate. Bagno shabby chic, questo qua al porta asciugamani, poi c'ho tutte cose shabby, la lattina, tutto shabby. Guarda com'è bella, una bella candela, tante cose belle. Questo specchio che mi aveva regalato mio padre, vi ricordate? Vi avevo già detto nell'altro video. E se volete sapere poi tutte le cose, diciamo accessori e cose della casa, dove l'ho comprata eccetera, io vi faccio tanti video di shopping e acquisti, quindi guardate nel box informazioni, vi lascio tutti i link. Non l'hai fatto vedere però. Che cosa? Questo tappeto. Ah, questo tappeto lo devi far vedere là perché c'è scritto un nuovo acquisto. La scala che va sopra dopo vi farò vedere. Qua c'è un grande soggiorno. Non c'era un altro video home tour, me l'ha regalato mia mamma ed è praticamente un mobiletto troppo carino che le ha comprato al negozio di antiquariato, quindi è super shabby. Io ci ho preso questo qua, un cuoricino, questo qua troppo carino, poi questa qua è la palla che mi ha dipinto mia mamma con i fiori dentro, tutte cose antiche super shabby. Qua ho posizionato questo tavolino momentaneamente perché lo dovremmo mettere poi fuori, quindi lo mettiamo fuori e mangeremo fuori, è vero Max? Poi qua ho messo questo bel vaso con fiori pinti, anche questo tutto antico, con questa qua la bomboniera della mia laurea che la conservo. Poi due candele, così ho fatto un angolino diciamo romantico. Oh, super gettonato fra di voi, so che in tante l'avete comprato perché è comodissimo, non costa tanto. Io l'ho comprato da Ikea. Milioni di cuscini che Max adora, è vero questi cuscini? Li odia praticamente. Non hanno utilità questi cuscini. Eh no, sì, sono belli, guarda. Ma uno, due, no, questi 100. Questi caramelle li ha fatti mia mamma. Questo rosa, farò vedere com'è bello. Ho messo tutti questi qua con l'uncinetto, guarda che belli. Tipo floreale e uncinetto rosa. È un barattolo dove dentro ci ho messo fiori secchi, finti, camomilla, calendula, eccetera. E sopra ci ho fatto sto cappelletto di uncinetto col fiocco. Qua ci ho messo tutte le mie candele Yankee Candle, in questo qua. La cesta quella là dove Pupi c'ha i suoi giochini, infatti c'è la pecorella e i suoi giochini. La bella portoncina troppo carina col cuscino, i suoi giochini, è vero? Si è rubata anche il mio calzino qua, lei e la sua portoncina. Da principessa, amore, guardate com'è buona. E comunque qua, questo mobiletto mi piace molto, è proprio shabby chic, veramente autentico. È stato sciabbato tra virgolette da mio padre, però comunque penso che lo sposteremo e vogliamo mettere la televisione a muro, quella grande a parete insomma, di questo qua casomai lo metterò di fronte, runner tutto a fiori che mi ha fatto mia mamma, con queste qua antiche che mi ha dato mia mamma, questo anche, questo è un, dovrebbe essere un portadolce, un portatorta. Questa è una cosa nuova che ho comprato da poco, un vaso con i fiori finti che adoro troppo, questa combinazione che ho fatto sono tre fiori, rosa e bianco. Poi i quadri sono quelli che ha fatto mio padre, li ha dipinti proprio lui, proprio col pennello, perché mio padre è proprio un artista, falli vedere da vicino. Tipo per esempio questo qua Napoli, questo qua è il Vesuvio, guarda com'è bello. Tutti i quadri, maggior parte di Napoli, con queste cornici dorate che personalmente adoro tantissimo. Click o le applic, non mi ricordo mai se è femmina o maschio applic. Comunque queste qua che hanno il fiocco, da come sono belle, queste qua sono nuove. Infatti nel video, nell'altro video home tour non c'erano. Neanche lappadari, se non erro, non c'erano nell'altro home tour. No, non c'è. Quindi fai vedere come sono belle, due le abbiamo comprati. Adesso li abbiamo spenti perché comunque è giorno, fanno una bella luce, sono molto luminosi. Poi questa qua, questa c'era, no, non c'era, C'ho questa bella vetrina super shabby che ho comprato, questa qua, da Maison du Monde. Vi feci proprio il vlog in diretta, se vi ricordate, quando vennero a montarmi i mobili. Questa vetrina io l'adoro veramente tantissimo. E ci ho messo sopra questo qua, è un porta, insomma, un vasetto con i fiori. Questo barattolo sopra, tutte queste cose carine. E ci ho messo dentro tutti i piatti, bicchieri, super shabby che adoro. Guarda questa tira com'è bella.
me la sono comprata, non l'ho pagata neanche tanto. Che è un nuovo acquisto. Poi qua abbiamo messo questo qua con le foto. Anche questo qua ve lo fece vedere in un vlog. Decidemmo tutte le nostre foto, perché praticamente queste sono le foto del nostro viaggio in Spagna di me e Max. Quindi sono foto di quando eravamo ragazzi. Troppo troppo belle. E poi qua ho questo vaso con le rose finte, altre candele, questo per accenderci le candele, questo troppo bello di cristallo che mi è stato un regalo. Questa ci devo mettere una foto dentro, lo specchio che mi ha sciabbato mio padre e poi un altro di quelle a kick. Qua abbiamo messo questa cassettina con le chiavi che vi avevo fatto vedere sempre in un video di acquisti, la adoro, veramente bella. Comunque la cucina non vi ho fatto vedere, io vi ho fatto anche il video cosa c'è nella mia cucina, se vi ricordate. Se non l'avete visto vi lascio comunque tutti i link nel box informazione, dove vi ho fatto vedere proprio bene tutto tutto quello che c'è nella mia cucina, quindi non mi soffermerò, vi faccio vedere sommariamente. Allora, il lavandino, il lavello, tutto chiaro, che a me piace tantissimo questa cucina così, la lavagnetta, troppo carina per segnarci le cose, qua anche questo un nuovo regalo che mi ha fatto Max, troppo bellino questo scolapaste, qua tutto angolino shabby con questo, super shabby, tutte cose che vi ho fatto vedere nei video acquisti, quindi già sapete. La bilancia che mi ha regalato Max con tutte queste, guarda qua bella questa tazza. Comunque non mi soffermo perché già l'ho fatto il video cosa c'è nella mia cucina, comunque l'adoro. Ah, questo qua, questo runner nuovo che guarda caso è intonato ai cuscini che mi ha fatto mia mamma con i cuoricini, quindi sono stata felicissima. Poi qua c'è il frigo con queste cosine rosa che mi ha regalato sempre Max assieme alla bilancina. E qua non guardate perché dobbiamo cambiare, dobbiamo metterci altri mobili. Siete solo in manico della scopa. Sì, non quindi vedere. Fa schifo. Dobbiamo metterci altri mobili e mettere dall'altro lato, quindi qua la lavastoviglie perché ancora non ce l'ho. Piano di sopra. Saliamo sopra. Specchio prima di uscire. Qua piace tanto. Ah, metto qua. È lo specchio. Oggi si capisce, si fa così. Ciao. Di questa casa piace tantissimo che è molto molto luminosa, quindi a qualsiasi orario fino alle 9 di sera c'è sempre sole perché ci sono questi grandi finestroni. Venite, venite, saliamo. Guarda che bella visuale da qua, si vede tutta la casa, è bellissima. Ah, mancano anche le tende, qua ci dobbiamo mettere le tende, quindi non ci state caso. I balconi ne abbiamo, qua c'è un balcone grandissimo, sia sopra che sotto, che girano comunque attorno a tutta la casa, quindi c'è molto molto spazio, molto molto luminosi. Secondo bagno, che adesso vi farò vedere per la prima volta, comunque un bagno che fa un po' schifo, perché comunque non è come quello di sotto, è più un bagno di servizio. Vieni, vieni. Comunque è piccolino. Ci ho messo tutti i prodotti qua, qua. Questo com'è bello, questo è un nuovo porta asciugamani che ho comprato da poco, super shabby, di ferro battuto, mi piace tantissimo. Qua ci ho preso questo asciugamano pulito, così Max quando si fa la doccia si asciuga con l'asciugamano pulito. Ci ho messo queste piantine, bella luce dappertutto, quindi mi piace tantissimo questa cosa. Poi questa stanza è la stanza del mio studio, diciamo, dove io lavoro, monto i video, quindi c'è il computer. Qua c'è la stanza cosmeticosa di cui ho fatto già il video, quindi mi soffermerò poco. Se volete vedere, andate a vedere il video. E qua c'è la mia camera da letto, anche della mia camera da letto che ho fatto il video room tour, quindi andate a vedere quei due video per dettaglio, dettagli, tutte le cose. Allora, questa stanza fa schifo, ve lo dico, è l'unica stanza in cui, diciamo, non ci ho speso soldi, perché comunque è una stanza in cui ci lavoro. Qua ho messo questa panca che utilizzo a volte dove mi alleno, e poi ci sono dei prodotti, insomma, che devo testare. C'è il mio computer, il mio microfono, le mie cose, insomma, e qua c'è tutta la vista della bella montagna, quindi che mi dà tanta tranquillità. La mia stanza cosmeticosa, eccola qua, guardate, perché già vi ho fatto il video proprio specifico della stanza, dove ci sono tutte le mie luci, il mio cavalletto, perché qua registro i video. Poi c'è tutto l'armadio, tutte tante cose belle. Ah, una cosa nuova è questo qua, questo cuscino che ho comprato, perché la sedia sotto è macchiata. Ho comprato questo copricuscino e ci ho messo questo bel cuscino shabby. Quindi andate a vedere il video dove vi dico tutte le cosine nel dettaglio. Camera da letto, anche della camera da letto trovate il video room tour, delle cremine che utilizzo la notte, il mio letto con questa nuova trapunta, oddio cosa dico, il letto con la mia nuova trapunta bellissima, i nuovi cuscini di cui ho fatto vedere nell'ultimo video acquisti, poi ci ho messo questa coperta con quest'altro cuscino. Io sono malata di cuscini, penso che l'avete capito. Due rotture proprio di coglioni, diciamola tutta com'è, no, metti cuscini, no. Togli cuscini la mattina, metti cuscini la sera, togli cuscini prima di andare a letto, e due palle, ragazzi dicono, ma come fa Max
a non lamentarsi. Diciamo che lui non si lamenta di nulla, gli piace questo arredamento classico, insomma lascia fare molto a me. Fa l'uomo, io faccio la donna, insomma, ognuno c'ha i suoi ruoli. Però una cosa devo dire la verità, che non mi sopporta sono questi cuscini. Guarda com'è bello qua, questo motivo tutto ricamato con questi cuscini. È troppo bello, super shabby. E poi tutto a terra, questi volant della trapunto, insomma è molto molto bello. E poi le tende che mi ha fatto mia mamma. Comunque qua già sapete tutto, se avete visto il video room tour già l'ho spiegato, lo specchio, sciabbi, le cornici, tutte le cose dove l'ho comprate. Qua ho aggiunto questa collana di perle finte ovviamente appesa, con questi orecchini che mi ha regalato mia mamma, le scatole carine che mi piacciono, quel quadretto nuovo che l'ho comprato di recente, piace tantissimo quando faccio le foto su Instagram, no? Nello specchio, e viene quella scritta che mi piace tanto. Comunque è il quadro che ho fatto vedere nell'ultimo video acquisti per la casa. Ciao, ci sono anch'io. Dove vai tu? Non lo so. E quello è il mio cane Shabby Chic, guarda come è intonato, eh? Allora, poi ci ho messo la nostra cabina armadio, che è una cosa che però ancora non abbiamo fatto. Vi faccio non aprite quella porta. No, però comunque non è come dovrebbe essere, perché comunque una miriade di scappi ovunque, le nostre borse, del calcetto di Max e mie della palestra, quindi il lettino dove facciamo i massaggi. Comunque qua dobbiamo spenderci un po' di soldi, dobbiamo andare da Ikea, dobbiamo comprare un po' di quei mobili, anzi datemi dei consigli. Questo è tutto ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando, se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su. Io non ho segreti con voi, condivido con voi anche la mia casa, tutte le mie cose. Guardate anche il video room tour, stanza cosmeticosa tour, cosa c'è nella mia cucina e l'home tour vecchio. E vi lascio tutti i link nelle box informazione. Oh no, amore, vuoi fare un cerolino? Sì, ce l'ho da tutti. Tanti pollici in su per la mia pupettina Shabby Chic. E aspetto i vostri commenti, se avete suggerimenti da darmi, qualsiasi cosa. Insomma, sono qua per prendere spunto anche da voi, di dare spunto, di prendere spunto tra noi donne. Ciao!